Le Marche cercano nuovi modelli di sviluppo per agganciare la ripresa economica. La Legacoop, che in questo periodo sta promuovendo una serie di incontri, oggi ha messo al centro il tema della coesione del territorio, portando anche alcuni esempi. Guido Maurino. Le cooperative agricole prima si mettevano insieme dei produttori per poter vendere i propri prodotti sul mercato. Oggi l'idea invece non è più quella di mettere semplicemente insieme i produttori, ma quella di fare delle vere e proprie filiere che partendo dalla produzione, penso anche alla commercializzazione, alla promozione, e ad esempio da questo punto di vista si possa anche sviluppare l'occasione di fare anche turismo, per cui diventa una cooperativa che si prende cura della propria comunità nella quale opera, allargando il proprio bacino di azione. Se fino a qualche anno fa c'era un boom di cooperative sociali, oggi il nuovo trend è quello di mettere al centro la comunità, tenendo insieme mestieri diversi per far crescere un intero territorio. La Legacoop Marche segue da vicino il mondo produttivo che cambia e ha dedicato un ciclo di seminari per la formazione dei suoi quadri. Questa volta al centro c'erano i temi della competizione e della coesione, anche perché gli ultimi studi sembrano dimostrare come si tratti di un binomio di successo. Quelle imprese che si ispirano a elementi, diciamo, comunitari, a buoni rapporti di lavoro, a sostenibilità ambientale, hanno performance, rendimenti economici differenzialmente superiori. L'economia marchigiana oggi cresce a una velocità che è la metà rispetto all'Italia, che già peraltro è una delle lumache d'Europa. E allora cerca ricette nuove per agganciare la ripresa. Il manifatturiero, che fino a qualche anno fa dava lavoro e ricchezza in questa regione, non rappresenta comunque il passato, ma andrà integrato con altre leve di crescita. Chiaramente la crescita turistica che c'è stata negli ultimi anni sta incrementando un'attesa di servizi a valore aggiunto e di imprese creative e culturali su cui le Marche possono esprimere sicuramente un potenziale inattuato.